Allora, eravamo a Scandicci, ora stavamo andando in Piazza Duomo, qua a Pistoia, appuntamento alle ore 18, Piazza Duomo a Pistoia. Nel tragitto ci siamo voluti fermare qua al nuovo ospedale di Pistoia. Volevamo denunciare questa cosa e farvi vedere, venite, lo stato del parcheggio a pagamento, che è completamente vuoto, tra l'altro uno tra i più cari. Giustamente le persone non vogliono pagare un parcheggio per andare all'ospedale, clamoroso, e un parcheggio gratuito a un anno dal completamento dell'ospedale, completamente sterrato. Già oggi che è passata la pioggia, ieri ha piovuto, è veramente un disagio poter parcheggiare e scendere senza sporcarsi. Tutto questo ha un perché, un parcheggio a pagamento molto caro. Perché questi ospedali sono stati costruiti con la finanza di progetto, dove è entrato un socio privato al quale il pubblico ha svenduto la sanità e gli deve garantire un profitto. E allora questo privato deve fare soldi in tutti i modi, con il parcheggio per esempio, con i 700 pasti garantiti all'ospedale di Lucca, indipendentemente da quanti pazienti ci sono nell'ospedale. Allora ci domandiamo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Un biglietto d'ingresso per andare all'ospedale, tipo un cinema? Noi vogliamo che la sanità rimanga pubblica. E questo è il vecchio ospedale. Forse sembrerebbe che dei quattro ospedali l'unico che veramente serviva era questo qua di Pistoia. Ma il problema è che cosa ce ne facciamo di quello vecchio? Perché, guardate, incredibile. Cosa c'è qua? Cioè, questo qua è utilizzato come un sottopassaggio praticamente. Sì. Incredibile.